Buongiorno, non riesco proprio a stare senza di voi. Avevo voglia di girare un vlog anche oggi. Dico anche oggi perché ieri è uscito, in realtà sì, per voi ieri, ma per me oggi, appunto, praticamente un'oretta e mezza fa, è uscito il video dove per 24 ore ho mangiato solo cibo rosa. Io spero che vi sia piaciuto. Ancora non lo so perché i commenti di solito li leggo la sera stessa di quando esce un video, però spero che non ci siano polemiche del tipo hai copiato Tizio, hai copiato Tizio Cagli e Sempronio, perché è ovvio che sia così. E ne approfitto sia per farvi vedere i gattini che sono nati, tra poco andiamo giù, ma ragazze, da stamattina, da quando io ho messo la storia su Instagram della bomba da bagno, mi state riempiendo di messaggi, di direct, di tutto. Ma dove l'hai presa? Facci vedere, dici un attimo com'è. Infatti, volevo proprio parlardene. Devo anche farmi lo shampoo, come ogni vlog, ma tanto questo è proprio un must. In pratica, in occasione della festa della mamma, Major Lee Kendall mi ha inviato i nuovi prodottini, cioè in particolare le tre bombe da bagno e anche, no, in realtà me le ha inviate tutti e due, stavo scherzando. Le tre bombe da bagno e la candela, ma della candela ve ne parlerò più avanti. Oggi volevo dirvi un attimo, proprio perché me l'avete chiesto, di queste tre bombe. A marzo Major Lee Kendall aveva lanciato queste tre bombe, una appunto l'ho usata qualche giorno fa e queste sono le altre due. Oh mio Dio! Le aveva già lanciate proprio nel cofanetto, quindi il trio con dentro un gioiello. Però appunto in occasione della festa della mamma, anche per fare un regalo, perché sia insomma anche per tutte le tasche, ha lanciato le bombe in formato singolo senza gioiello. Io l'altra sera l'ho provata, me ne sono innamorata e ho fatto anche il video che vi metto, se non è già partito comunque, vi metto delle clip per farvi vedere la meravigliosità, la meraviglia di questa bomba. Le bombe sono tre. Io ho utilizzato la Sweet Candy, che è praticamente rosa, blu, è un mosaico di colori pastello, ecco, una tavolozza che però dà più sul blu notte. Io l'ho definito un cielo stellato sulla mia storia di Instagram perché è fantastico. Boh, sembrava di stare veramente in un cielo, non lo so, blu notte, meraviglioso, però non macchia assolutamente la vasca, mio padre, non macchiare la vasca, mi raccomando. No, non è assolutamente così. Il profumo, ragazzi, che ve lo dico a fare, Sweet Candy dice tutto. Le altre due sono queste, però appunto vi metto anche le clip di queste qui con lo zoom, insomma, per farvi vedere meglio. C'è la Milk Spa che non vedo l'ora di provare perché ha un profumo super rilassante, bello, bello avvolgente. È con lavanda e rosa, quindi vi lascio soltanto immaginare, ed è molto, cioè è molto avvolgente, però è molto molto delicato, non vedo l'ora di provarla questa qui. E poi c'è il Pink Melon, non a caso questa ci stava benissimo col video di ieri dove ho mangiato il cibo rosa, ma non è cibo, anche se a sentire l'odore, mamma mia, me lo mangerei davvero. Comunque tutto rosa con il cono azzurro, ha un profumo super fruttato appunto, ve l'ho detto che viene voglia di mangiarlo, ed è rosa perlato. Con questo dettaglio azzurrino, però veramente ha queste perlescenze che credo che nella vasca faranno ancora più figura, insomma, ancora più scena, anche se comunque il bagno sì, poi ve lo fate voi, però insomma è bellissimo comunque da vedere. Niente, quindi vi ho descritto al volo queste tre bombe da bagno che sono vendute, vi ricordo, in formato singolo, senza gioiello, appunto per essere anche accessibili a tutte le tasche, in occasione della festa della mamma. Io vi lascio tutti i link qua sotto, mi raccomando, e ovviamente vi lascio il codice sconto scritto sempre qua sotto. Ma adesso andiamo a vedere i gattini. Siete curiosi anche io, cioè io tantissimo, perché non li vedo da un paio di giorni in realtà. Stamattina ho sbirciato, però dormivano. Dormivano proprio tranquillamente. Adesso andiamo giù, la giornata è fantastica. Bellissima. Ah, un'altra cosa, ne approfitto. Voglio farvi vedere al volo le cose che ho usato per il trucco di oggi. Scusate le impronte degli occhiali, vabbè, comunque siamo noi, c'è confidenza, si può fare. Sugli occhi ho usato un ombretto solo, Cayenne della Naked Heat, è il quart'ultimo.
quindi quello aranciato. Ok, dopo un decennio l'ho trovata. La matita nera infallibile gel crayon 24 ore waterproof di L'Oreal. Questa qua me la stavo dando pure nell'occhio di nuovo. Sulle labbra niente di particolare, soltanto questa matita, matita di pupa made to last numero 103 con un gloss trasparente semplicissimo. Ma adesso questi occhiali fanno pena, sono tutti lerci, zozzi. Va bene così. Velocissimo giro sulla mia cucina, sulla nostra cucina, che come vi ho detto ieri è ancora da sistemare, dobbiamo togliere un sacco di cose. Comunque fra qualche anno, aiuto, un attimo di pazienza, attendere prego, tra qualche anno comunque la cambieremo, adesso abbiamo altre priorità. Comunque guardate che splendida giornata. Sì, ok, ho le ciabatte con i calzini, qualche problema? A me va bene così. Comunque di là c'è una pianta, questa qua con quest'altra scala è la parte dei miei cognati, la villa è doppia in pratica, identica. E quella pianta è fantastica, lì c'è un pozzo dove spero che Samara non esca mai. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, andiamo dai gattini. Guardate, Lilli, amore, oddio, quanto l'amo. Lei viene sempre quando mi vede. Beh, un attimino, un attimo qui, mi gratto e arrivo. Amore, amore mio, la chiacchierona. Eh sì, ciao, eh. C'è una chiacchierona? Trovati ragazzi! Ciao patatino! Già soffiano comunque, sono già incavolati. Ciao, eh! Sentite come soffiano! Ciao, eh! Guardate lui come soffia! Oddio! Ma che ti soffi? Che ti soffi? Avete visto come soffiano? Già vanno lì a dire non mi rompere le scatole. Hanno già un bel caratterino, devo dire. Comunque sono troppo belli. Hanno tipo un mesetto e mezzo se non sbaglio. E sono già delle pallette. Oggi sono vestita un po' da maschiaccio, ma a parte le ciabatte che sono fantasma. Lilli, che c'è? Non ti posso guardare mentre ti fai la toiletta. Mi avete anche chiesto se magari posso portare un po' di video outfit in vista della primavera. Non vi preoccupate. Perché, dato che molte pagine Instagram mi hanno inviato appunto delle cose e sto aspettando dei pacchi, farò dei video outfit, quindi non vi preoccupate. Anzi, vi ringrazio tanto per gli ultimi che ho messo, per i complimenti sul mio fisico, ma no, ragazze, ragazze. Il fatto è che non so come mai sto mangiando come non si sa cosa e comunque non ingrasso. Adesso non mi voglio vantare. Però per me in realtà è una cosa negativa. Volevo farvi anche vedere queste scarpe fantasmagoriche. In realtà una è qua e ve la mostro subito. No, vabbè. Non so nemmeno cosa dire perché sono fantasmagoriche anche queste. Comunque mi avete chiesto di loro anche appunto nelle storie di Instagram perché lì le ho fatte vedere per la primissima volta. Non vedo l'ora di indossarle. Io vi metto comunque sotto il link dove potete comunque prenderle, acquistarle. Eccole qua. Vi dico la verità, non le ho ancora provate. So per certo che il mio numero, ovviamente, mica sono scema. Voglio farci un get ready with me, di quelli non chiacchierati, ma di quelli dove faccio tutto il montaggio carino, dove mi trucco, vi faccio vedere i capelli, l'outfit, eccetera. E come scarpe so solamente che voglio mettere queste qua, che poi si possono abbinare col rosso, col bianco, col giallo, col nero, con il verde, praticamente con tutto. Faccio questo vlog anche per rispondere a una polemica, no? Che si è alzata ultimamente. In realtà, da quando faccio video vlog in generale, quando resto a casa naturalmente, che è quella del tu non fai niente tutto il giorno. Tu non fai niente, hai una vita super facile, super semplice, non hai un ca da fare. Non è così, ragazzi, ragazzi. Allora, innanzitutto, quando io faccio vlog e sto a casa, faccio comunque delle cose a casa, ma faccio il vlog, decido di fare il vlog proprio perché so che non devo uscire, quindi è molto più facile per me, no? E ne approfitto anche perché vi faccio vedere comunque la mia vita quotidiana, quello che faccio e anche le cose, esempio stupido, le scarpe che non ho modo di farvi vedere, per esempio, negli altri video, oppure le Bath Bombs di prima, il trucco del giorno, eccetera, nuove cose che voglio farvi vedere.
Ma questo non vuol dire che io non faccia niente dalla mattina alla sera, anzi, io ad oggi ho già, per esempio, le prossime 2 settimane super piene e oggi è capitato che io avessi il giorno libero, ma non libero da non fare nulla, libero che comunque potevo stare a casa. Ho fatto 4 chiamate di lavoro, ho risposto a delle mail di lavoro, ho preparato 3 fatture, ho montato il video che avete visto prima, quindi per voi ieri. Sto registrando questo e lo sto montando man mano. Oh mio Dio, sto cadendo, sto facendo delle faccende domestiche nel frattempo. Quindi non vuol dire che io non faccia nulla dalla mattina alla sera, solamente che sto a casa e ho modo di poter chiacchierare più liberamente con voi e dedicarvi, insomma, molto più tempo. Non c'è nient'altro da dire, anche perché chi vuole capire, capisca. Chi vuole continuare a dire che non faccio niente, ok, non faccio niente. Non sto di certo a convincere nessuno, però ovviamente una spiegazione la volevo dare, anche perché non mi sembra di avervi mai parlato di questa situazione. Oddio, stamattina ho iniziato la giornata che ero già stanca. E sicuramente vi capita di svegliarvi e di essere già stanchi, quindi sì, è capitato così. Però ovviamente ho fatto tutto quello che vi ho detto prima, quindi cioè non è che se mi sveglio stanca dico ok, oggi non faccio niente, no. Devo comunque fare delle cose. Capita di essere super stanca anche in giorni in cui devo fare mille cose, devo stare in giro dalla mattina alla sera e lì proprio devo trovare la forza, per forza. E ah, un'altra cosa che vi volevo dire molto bella. Sì, mi sono alzata in piedi perché basta, mi ero già stancata, mi ero già stufata. Quindi farò un'intervista a Radio Radio il 24, non so se sia in diretta, ovviamente ve lo farò sapere, e un'altra il 30 a Roma Radio. Oh mio Dio, Roma Radio Capitale. Intanto usciamo di qua, in terrazza, oddio, in terrazza, perché non mi piace stare in casa quando c'è comunque una bella giornata e quindi anche soltanto stare in terrazza, in giardino, per me va bene. So che sicuramente starete pensando, ma questo è un vlog inutile come tutti gli altri. Ok, ci può anche stare, a parte che sembro Brock dei Pokémon adesso, comunque sì, ci può stare. Però a me piace fare vlog, mi piace portarvi nella mia vita, raccontarvi anche le minime cose, come se foste delle mie amiche e dei miei amici, perché vi considero così alla fine. Fare dei vlog, ok, quando si fanno delle cose fighe, tipo viaggi o cose del genere, eventi, cose fighe, particolari, ci sta pure quello. Però perché uno non deve fare i vlog pure quando uno sta a casa e magari non fa niente? Mi ricordo che il primissimo vlog casalingo, quello che feci 2 o 3, no, 3 anni fa sicuramente, perché non stavo con Massi, mi piacque tantissimo. E io quel giorno sono stata a casa a non fare praticamente niente. Quindi ho detto, vabbè, gli piace comunque vivermi alle persone che mi seguono nella mia quotidianità, anche se appunto capita che io non faccia nulla. E quindi continuo a farli. Poi ovviamente se non vi piacciono più, quello è un altro conto e quindi smetto se non vi piacciono, perché poi alla fine io faccio vlog proprio per voi. Mi diverto a fare vlog e video, naturalmente se no non li farei. Sapete che io non faccio mai quello che non mi va. Per esempio, ciao Darwin, ecco, mi state dicendo tutte, vai, io ho messo quel video, no? Mi hanno chiamato a ciao Darwin e che cosa ho risposto? Ho risposto di no. E vi ho spiegato tutte le mie motivazioni e se volete andate a vedere quel video. E mi sto ritrovando praticamente solo commenti che dicono no, vai, 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 ti voglio vedere, no, vacci. Ma io la mia risposta, la mia decisione già l'ho presa, non è che se mi dite vai in massa ci vado. Non faccio una cosa che non mi va di fare, anche se è comunque una grande opportunità. E come vi dico sempre, oh mio Dio, c'è la mia statua nel riflesso che fa inquietudine. Come vi ho detto, ho la fortuna ultimamente di avere molti progetti, fra cui io non dico niente, cioè io vi accenno, ma non ho niente fra le mani, eh. Libro, fumetto, non mio, non l'ho scritto io, quindi vi dico solo la parola fumetto, appunto queste 2 interviste alla radio che sono sicure e altre cose varie, però no, ciao Darwin, no. Non me la sento, sinceramente. Io credo che questo vlog possa anche finire qui. Volevo parlarvi, volevo farvi vedere le ultime cose, tra cui appunto le Bath Bombs di Majolie Kendall che sto amando alla follia. Sicuramente le comprerò anche a mia mamma. Queste, no, oddio, guardate, escono pure di fuori. Cioè, non ho parole. Queste non gliele regalerò mai perché le amo e me le tengo io perché, oddio, vabbè.
Se non le avete non potete capire, però sicuramente gliene comprerò una appunto per la festa della mamma, naturalmente. Io vi ricordo ovviamente link, codice sconto, quindi fate voi, sono fantastiche. Basta, io spero che abbiate comunque apprezzato questi minuti di video dove magari io spero di avervi tenuto comunque compagnia. Mi piace sempre chiacchierare con voi, quindi spero che a voi piaccia sentire me. E basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!